Bellissimo provare a registrare un video, ma c'è tipo il clacson di una macchina che continua e quindi io non posso registrare. Perché? Un attimo di tempo che ho, niente, non si può registrare. Dio mio. Io credo che starò così per ore, perché praticamente c'è un camion che si è fermato in mezzo alla strada, quindi c'è uno che suona e... voi avete capito, no? Che praticamente starò così per circa 3 ore a provare a registrare, non ci riuscirò e quindi... era tanto presto, mi ci ero messa... tanto vi devo anche parlare, perché non sto registrando con il cellulare, come vedrete, ma sto registrando con una nuova macchinetta. Vabbè, dopo vi spiego appena sto... stupido camion finisce di suonare. Mi si sta pure scaricando la batteria. A dopo. Ok ragazzi, credo che finalmente questo camion si sia stato zitto, quindi possiamo registrare. Allora, come vedrete, io credo che la qualità sia molto meglio. Comunque sto registrando con un'altra cosa, dato che il cellulare mi serve per il video. E sto registrando con la mia macchinetta fotografica, perché l'avevo ricevuta già un po' di anni fa, solo che non l'avevo mai usata per registrare video. E ho capito solo ora che in realtà è un ottimo modo per registrare vlog. E quindi niente, adesso sono anche una vlogger. Direi di iniziare con il video e delle mie cover. Vi dico solo che sono 13 cover, perché io e le mie sorelle abbiamo tutte e tre lo stesso telefono, ovvero il J5 2016. E quindi ci condividiamo le cover, quindi se dirò tipo questa cover l'ha comprata Giada, questa cover l'ha comprata Gaia, questa cover l'ho comprata io, significa che ce le siamo pagate da sole, solo che poi le usiamo tutte e tre. Quindi direi di iniziare finalmente con il video. Questa è la prima cover ed è la di mia sorella Giada. E come vedrete qui c'è la scritta Samsung. Ok, spero si veda bene. Adesso vorrei farvelo vedere anche da davanti il cellulare. Solo che ci devo mettere una mano davanti, perché altrimenti mi vedo io che registro e non ci tengo. Ok, no, ho trovato la soluzione, perché praticamente si vede il mio riflesso nello schermo. E non posso farmi vedere, quindi ecco il cellulare con la cover prima. Cercherò di non fare casini durante questo video, speriamo in bene. Ora vi mostro la seconda. Ok, questa è la seconda cover che vi mostro. Ed è di mia sorella più piccola, Gaia. Vabbè, è una semplice cover con il fenicottero e con la scritta Love. La prossima cover è uguale a quella che vi ho appena fatto vedere, solo che è fucsia, identica. Comunque mi sono sbagliata, quella di prima l'ha comprata Giada e questa l'ha comprata Gaia, che è un po' rovinata, ma questa cover è molto fragile. Quindi vabbè, non c'è niente da spiegare perché è identica all'altra, quindi andiamo avanti. Questa è la prossima cover ed è di mia sorella Giada. È molto ruvida. Cioè, molto ruvida, cosa sto dicendo? Volevo dire molto rigida. Con fiori rose, non so bene cosa siano. Comunque è molto carina, secondo me. Questa invece l'ho comprata io e la adoro troppo, perché voi non potete toccarla. Però se la toccate è di sughero e quindi è tipo bellissima, basta. Questa è la prossima cover, non so se è di Gaia o di Giada, però vabbè, insomma, è uguale. E la particolarità di questa cover, ora ve la faccio vedere un secondo. Allora, praticamente io posso togliere la pellicola che è all'interno. Che casino sto facendo? E diventa una cover trasparente. Infatti, la prossima cover è questa. Praticamente anch'io ho la stessa identica cover con le farfalle. E dentro ci ho messo, ho stampato un'immagine di Michele Bravio per il mio cantante preferito e ce l'ho messa dentro. Adesso ve la faccio vedere proprio al cellulare. Risistemo tutto, che ho fatto un casino come al solito. Yeah! Ok, questa è la cover che sto utilizzando attualmente. E ho stampato la sua foto perché recentemente, appunto, vi ho fatto il vlog, sono andata al suo concerto e quindi l'ho stampata per questo motivo. Vabbè, adesso l'ho rimesso un po' storta dentro e fantastico, ho appoggiato il cellulare di schermo, quindi se si riga sono morta. Prossima cover. Questa, sempre con le farfalle, quindi questa dovrebbe essere quella di Giada e quella che vi ho fatto vedere prima di Gaia.
E vabbè, niente, non c'è niente da spiegare perché comunque anche questa si toglie all'interno e resta una cover trasparente. Questa è la prossima cover di Gaia e se notate questa scritta, oddio, non sta mettendo a fuoco, sorry. Sono un po' imbranata perché è il primo giorno che la uso per praticamente per filmare. Che cosa sto facendo? Scusatemi troppo. Perfetto, mi si è scaricata anche la batteria, siamo proprio a posto. Comunque vi dicevo, avevo zoomato troppo. Aspettate ancora troppo. Ok, praticamente significa, da quanto ho capito, tipo... Come si dice? Aspettate, non mi viene più la parola. Credo significhi preoccuparsi non risolve niente, credo. Non fidatemi del mio inglese. Comunque. Questa è la cover che secondo me è carina, però cioè se a voi non piace non importa. Questa invece è una mia cover ed è sempre la solita trasparente con le farfalle. La prossima cover è sempre mia, ve l'avevo già mostrata, non mi ricordo se nel video ask o nel video dei preferiti e io la adoro troppo perché vabbè, questo buco tra il nero e il bianco, ovviamente non so mettere a fuoco perché sono imbranata. Perfetto. Non si metterà mai a fuoco, vero? Lo so già. Vabbè, comunque è una delle mie cover preferite, ce l'ho fatta. Yeah, mi abituerò prima o poi a questa macchinetta. E è una delle mie preferite. Il mio cellulare sta morendo perché l'ho messo di schermo rigirato. Vabbè, e niente. Basta, cioè, che cosa sto combinando in questo video? Poi mi lamento se trovo dislike. Questa è la prossima cover, penultima cover. Ed è stata praticamente la prima che ho avuto ed è una di quelle che se giri fa così. Anche questa è trasparente, l'adoro, anche se fa il cellulare gigante, quindi è difficile da tenere in mano ed è sempre una delle mie. L'ultima cover è identica a quest'ultima che vi ho fatto vedere, ma è di mia sorella Gaia ed è argentata. Anche questa mi piace molto e fa sempre il cellulare gigante. Comunque... Io direi che per questo video è tutto. Non so la durata, non so se questa macchinetta abbia registrato meglio o peggio, ditemelo voi, perché ho intenzione che se ha registrato bene ovviamente farò altri video con lei. E nulla, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, se fa proprio schifo non lo pubblicherò, se invece è decente lo pubblicherò. Niente, noi ci rivediamo con un prossimo video. Hasta luego!